nel paradiso terrestre Dio ha creato alberi, foreste, fiumi, animali ed anche l'uomo. Ma attenzione, il primo uomo ad essere creato non è il maschio Adamo, bensì Eva, la femmina. Sì, Eva la femmina, che nasce non tratta dalla costola di Adamo, come leggiamo nell'Antico Testamento della Genesi, dove Adamo dice e questa sarà donna perché dall'uomo è tratta. No, no. Eva viene modellata dal creatore stesso in una gilla finissima e delicata. Poi Dio le dà la vita ed anche la parola. Ed ecco che Eva, la prima creatura ad essere creata, si aggira sola nel paradiso terrestre e vede animali accoppiarsi o in branco. A un certo punto incontra il suo maschio, Adamo, che la guarda perplesso e preoccupato. Quindi Eva inizia a provocarlo e a fare tutta una serie di danze fatte di salti, grida e capriole. Adamo spaventato quindi fugge via nella foresta. Un bel giorno, il creatore manda un arcangelo a chiamare entrambi. L'arcangelo li va a prendere e li porta davanti a Dio in persona. Però, mica male, mi siete venuti a pensare che non ero neanche in giornata. Sentite, voi ancora non lo sapete, ma entrambi siete i proprietari assoluti di questo Eden. Ecco, eccovi la chiave. Potete farci e viverci, fare tutto ciò che volete. Vedete, qui ci sono due alberi, uno di sinistra che dà frutti copiosi e dal sapore cangiante. Se mangiate questi frutti di quest'albero di sinistra, ecco, avrete eternità. L'eternità vale a dire che avrete la stessa proprietà degli angeli e degli arcangeli, che potrete vivere in eterno. Sì, lo so, ho detto una parola che per voi non ha un grosso significato: eternità. Vuol dire che non avrete bisogno di riprodurvi, di riprodurre uomini e donne della vostra stessa razza, mentre quest'altro, questo di destra, dà semplici mele, ma nutrienti e gustose. Ecco, se voi le mangiate, non avrete la vita eterna, morirete un giorno, tornerete ad essere polvere e fango. Però in compenso potrete riprodurvi, potete ricreare uomini e donne della vostra stessa razza. E ve lo devo dire, sì, avete dubbio, sapienza, conoscenza. Potrete forgiare strumenti di lavoro, come il mulino, la ruota. Ora, non posso spiegarvi come si fa, arrangiatevi. Sentite, pensateci bene, avete qualche giorno e poi mi darete la risposta. Addio. No, 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 Padre Eterno, dice Eva, io ho già deciso. A me, sinceramente, dell'eternità, sì, dell'eternità, non mi importa per molto, ma l'idea di abbracciarmi a questo maschio, di cingermi, che bella parola ho inventato, cingermi. Quest'idea come di abbracciarmi, come si dice, di farci l'amore. So che questo complesso sarà la fine del mondo. E sì, poi l'idea di avere dubbio, sapienza, conoscenza, di fronte a tutto questo, sì. Di fronte a tutto questo, no, non mi interessa della morte. Ben venga anche la morte. Va bene, dice il creatore, va bene. Sentiamo tu, Adamo, tu, cosa hai deciso? Io sto parlando con te. Io avrei qualche dubbio, però sono molto curioso di conoscere questo mistero dell'amore, anche se dopo c'è la fine. Questo Abramo che Dalefò ha letto al commiato di Franca, e ci racconta Dario che Franca stava lavorando a un brano, a un
Abramo su Eva dell'Antico Testamento Apocrifo. Ora dal paradiso, da Adamo ed Eva di Dario Fo Francarane, io da questo libro, che forse la nostra amica psicologa di Santa conosce meglio di me questo autore, che è Martin Bergman. Martin Bergman è uno psicologo, uno psicanalista che insegna all'Università Americana, è membro onorario dell'Accademia Americana di Psicanalisi, è uno degli studiosi più importanti post-freudiani. Questo è un libro che va a scandagliare il corpo amoroso, un saggio che lo scandaglia attraverso vari elementi, quindi dall'elemento letterario all'elemento anche mitologico legato alla figura di Afrodite o di Eros, e poi anche con un occhio comunque analitico, perché Bergman è uno psicanalista. E in questo saggio ho trovato questo dialogo tra Adamo ed Eva nel paradiso perduto di John Milton. John Milton è un poeta dell'età 1600, uno dei poeti più importanti dopo Shakespeare, che scrive questa sua opera più importante, che è Il paradiso perduto, in circa 10 anni, ci lavora per 10 anni, morirà cieco in povertà a scrivere questo testo, e lo venderà, o tra l'altro venderà diritti d'autore per 12 sterline. E c'è questo brano, questo dialogo, che è anche un dialogo d'amore, tra Adamo ed Eva. Quindi siamo nel paradiso perduto di John Milton. Eva ha appena mangiato la mela indotta dal serpente, dal male, ed Eva dice questo: ma come apparirò di fronte agli occhi di Adamo? Dovrò rivelargli questa mia conoscenza? Dovrò renderlo partecipe di questa mia felicità completa? Oppure dovrò tenere questa mia conoscenza tutta per me, sì, soltanto per me? Perché in fondo, sì, io potrei anche aggiungere qualcosa di difetto femminile, sì, io potrei addirittura essere uguale a lui, lui potrebbe anche amarmi di più, potrei addirittura essere anche superiore a lui, cosa che non sarebbe indesiderabile. In fondo, chi è inferiore come fa a considerarsi libero? Ma se Dio mi avesse vista mangiare questa mela, allora sarebbe la morte, allora io terminerei e Adamo sposerebbe un'altra Eva. No, soltanto il pensare mi dà la morte. Io voglio condividere con lui ogni gioia, ogni dolore, io potrei sopportare tutte le morti con lui, mentre senza di lui io non potrei sopportare una vita sola. Eva, io morire senza di te, io non posso vivere senza di te. Anche se io cedessi un'altra costola, anche se Dio creasse un'altra Eva, no, perché tu, Eva, tu sei carne della mia carne, tu sei ossa delle mie ossa, tu non sarai mai separata da me, tu sei parte di me, Eva, nella felicità e nel dolore. Allora, Adamo ed Eva, l'amore, Adamo dice che ha qualche dubbio, però è molto curioso di conoscere questo mistero dell'amore, anche se dopo c'è la fine. E Franca ci dice un'altra cosa, che è: a parte il maschio, i santi bastardi e la sua società, che ce ne hanno combinate di tutti i colori, tabù, complessi, sensi di colpa, per questo si capisce perché la nostra vita sessuale sia così incasinata e perché ci sia così poco amore in giro. Eppure abbiamo tutti un grosso bisogno d'amore, un grande bisogno d'amore, e l'amore vero, quello grande, lo si incontra raramente, e quando lo si incontra non si sa come trattarlo, è come le calcolatrici tascabili. Con un amore rotto non possiamo farci nulla, dobbiamo buttarlo via. Certo, ogni donna sa come vestire da affascinare, ed anche ogni uomo sa come sedurre e corteggiare,
Però dopo il primo bacio ci ritroviamo tutti in un territorio misterioso, sì, perché qualcuno di noi si è mai chiesto: ma io sono capace d'amare? Ma io ho voglia di aprirmi all'altro, di comunicare all'altro? E di che ancora bisogno l'amore? Sì, il tagliato dell'amore, quando si cambia, dove si cambia l'olio dell'amore? E amore germoglia in primavera? Va zampettato, annaffiato, che concimi si dà l'amore? No, no. Niente di tutto ciò, purtroppo, cari miei amore, la maggior parte delle volte, è una bieca questione di interesse. Sì, sì, di interesse, non sto parlando di denaro, attenzione, sto parlando che si vuole avere il meglio e pagarlo il meno possibile. E davvero un peccato che ci sia così poco amore in giro, che ci sia una penuria di così sentimenti profondi in giro. Ma che volete farci? Siamo scesi dagli alberi l'altro giorno. Fino a 2 ore fa eravamo in piazza a fare rochi, impiccagioni, torture, a urlare all'altro: tu devi morire. Cosa volete che ci capiamo dell'amore? Dovranno passare millenni per... non è mai troppo tardi per l'amore, millenni per inculcare nelle nostre teste idee nuove su sessualità e poesia. Sì, perché dovete pensare che i nostri progenitori non è che sapevano già dell'amore, no, 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 no. Un tempo, anche oggi, per l'amore se ne possono occupare i poeti e gli sfaccendati. Poeti e sfaccendati poi sono la stessa cosa. Si fanno matrimoni di interesse, orge da postribolo. L'amore appassionato, l'erotismo sublime, è figlio delle 8 ore, della cultura del weekend, delle vacanze, alle Mauritius, quasi Seychelles, mentre quasi tutti noi vanno in vacanza a Cesenatico e copulano come al tempo del sabato fascista. E allora cosa volete che ci capiamo dell'amore? Eppure ci dice Franca che l'amore, l'amore grande, quello che si incontra raramente, c'è. Ed è una cosa delicata, è delicata. Potremmo dire come un fiore che è stato creato qui, dove siamo noi adesso, qui. Il parco del primo maggio era nei giardini, questi erano i giardini, del conte Giuseppe Torre. E qui il conte Giuseppe Torre creò nel 1850 la camellia japonica, la Vergine di Colle Beato. E questo fiore stupendo che io ho visto anche a 7 spirali, camellia japonica, un fiore giapponese, è legato ad una leggenda. E questa leggenda giapponese ci narra che c'era una volta un principe. Questo principe si chiamava Susanoo, era il dio della tempesta, dell'uragano, del vento. E questo principe, Susanoo, era imprigionato nel regno del serpente ad 8 teste, e il serpente ad 8 teste pretendeva ogni anno il sacrificio di una giovane donna, di una fanciulla. Susanoo decide di liberare il suo regno e di liberare le donne che venivano sacrificate al serpente ad 8 teste. Quindi va nel regno dei morti e forgia una spada, e in questa spada vi rinchiude un raggio di luce. Quindi si mette davanti alla caverna, attende che esca il serpente ad 8 teste, intanto sta passando un corteo con la principessa Campo di Riso, sì, l'ennesima donna, come i femminicidi, che deve essere sacrificata al serpente ad 8 teste. Quindi Susanoo attende l'uscita del serpente, lo uccide, libera la principessa, che consegue il corteo. Poggia la spada a terra insanguinata, il manto verde si tinge di rosso e nasce un arbusto, nasce un fiore bianco macchiato di porpora. Questo fiore viene chiamato Tsubaki, o rosa del Giappone. Questo fiore sta a ricordare i sacrifici delle donne al serpente ad 8 teste. Questo fiore è la camellia japonica.